Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod vita da gangster di CJ. Come avete visto nel video precedente, CJ ha rapinato il negozio dei Ballas e gli ha rubato tutta l'erba, ha fatto 250.000 dollari. Nessuno si è accorto che è stato lui, quindi questi soldi qua ha deciso di spenderli in due modi. Il primo ha investito 50.000 dollari per comprarsi una base, invece il secondo ha deciso di formare una gang, quindi formando la gang ha pagato alcune persone, comunque gli ha dato dei soldi e questi qua hanno scelto di unirsi a lui. Hanno scelto di unirsi a lui non solo perché gli ha dato i soldi, ma pure perché l'hanno visto convinto, l'hanno visto comunque un buon leader e allora hanno detto: vabbè, ci uniamo a te, mandiamo avanti questa gang e vediamo un attimo come funziona. Infatti, come l'avrà chiamata la gang secondo voi? I Families. Qua, come vedete, ragazzi, ne siamo di più da 2 o 3 che eravamo, adesso ne siamo 10, 10 con CG arriviamo a 11 e abbiamo comunque moto diverse come state vedendo: BMW S1000, Suzuki GSX, Motocross, Ducati Diavel, poi la XT, diverse comunque la Kawasaki, il KTM. E ne siamo tanti ragazzi, quindi questo è proprio l'inizio di come si è fondata la gang dei Families. Quindi per farvi capire non stiamo neanche dove stanno i Families, perché là ancora dobbiamo conquistare quella base, ma come vi ho detto mi sono comprato una base tutta mia. Adesso cosa facciamo ragazzi? Ci mettiamo in moto, andiamo un po' dai Ballas, gli facciamo un attimo capire che la forza di CJ è aumentata, quindi devono comunque capire che adesso c'è una gang grande rispetto a prima che eravamo 2 o 3, adesso noi siamo 10, poi ci espanderemo, arriveremo a 20, 30, 40, ovviamente non sempre tutti in moto perché sennò qua è un macello. Comunque, andiamoci subito. Per ora CJ si trova ancora bene con questo, vedete? Oswarn FS450 se non sbaglio. Perfetto, dai, seguite. Ok ragazzi, infatti guardate qua un attimo come ci muoviamo. Cioè, facciamo spavento qua in città, tutte queste moto qua. Un bel casino, ragazzi, un bel casino. CJ ha deciso di espandersi, di mettersi proprio a fare le cose in grande, capito? Non se l'è fatto di 2 volte. Poteva benissimamente comprarsi una casa tutta sua, però ha scelto comunque di voler stare con la gang e fondare qualcosa di suo, capito? Per farsi rispettare. Guardate quanti ne siamo, ragazzi, guardate quanti ne stanno arrivando. Da 2 o 3 che eravamo, guardate questo sull'XT. Poi ogni volta che si ferma CJ si fermano tutti ragazzi, quindi assurdo. Andiamo subito dai Ballas, attacchiamoli un po'. Dalla CJ, mamma mia ragazzi, che sta succedendo qua? Panico e paura ogni volta. Qua ci fanno passare perché mo la gente inizia ad aver paura. Tipo, ah, chi sono tutti questi in moto? Stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi. La bicicletta non la posso pigliare. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Andiamo di qua. Ok, vedete quanti ne arriviamo qua. Ci fanno passare tutti perché vedono che la situazione qua non è buona ragazzi, non è buona per niente. Ok, giriamo di qua in città, facciamoci notare perché mo si nota di più la gang, capito? Avevamo preso la Fiat Uno, però non ci vuole stare ragazzi in macchina. CJ preferisce le moto, quindi proprio niente da fare, capito? Vai, 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 andiamo, andiamo, andiamo. Aspettiamo tutti, stanno arrivando, ok. Questo qua con l'XT, diciamo, chiamiamolo braccio destro per ora di CJ, però è quello che comunque non si è mai tirato indietro e quindi fedele. Guardate qua in questa visuale, quanti? Maro, ragazzi, mamma mia. Bellissimo, bellissimo. Cioè, cose che facciamo solo qua, in questo canale. Nessuno fa sti bike life, le gang sulle moto, è impossibile. Cioè, proprio nessuno. Andiamo sparati così. Vai, vai, aumentate il passo adesso. Attenti alle macchine. Ok. E pensate adesso comunque andare nella strada dei Ballas, che la occupiamo proprio tutta noi con queste moto. Uno dove si è andato a mettere. Poi si è affiancato questo col Kawasaki. Passiamo pure dove stanno i Families, però ripeto, qua non è ancora nostro, capito? Anche se ci sono, però non è ancora base nostra questa, perché è gigante comunque per conquistarla, capito?
Adesso ci facciamo sentire i primi spari, ragazzi. Quindi sarà anche questa volta la prima volta che CJ fa un attacco così banda, tranquillo e se ne scappa, capito? Qua ci sono tutti i ballast. Venite, venite, venite. Allora, ragazzi, che stiamo combinando? Che stiamo combinando qua? Che stiamo combinando? Già che ci vedono questi. Vai, vai, venite di qua, venite di qua. Mo si devono spaventare, ragazzi. Mo si devono spaventare. Già che arriviamo qua. Guardate qua. E ora casino, ragazzi. Panico e paura. Panico e paura. Vedi, stiamo maciullando tutti, ragazzi. Mo comandiamo noi qua. Mo c'è poi la polizia, ragazzi, come vedete. Però non sanno che fare, vedete. Siamo troppi, ragazzi, troppi, che creiamo proprio casino proprio qua in mezzo. Vai, fateli fuori tutti, andiamo, andiamo, andiamo. Questo qua, questo qua. Vai, 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 vai. Non facciamoci prendere, non facciamoci prendere. Vedi, ce l'abbiamo qua, però non ci provano neanche, ragazzi. Non ci provano neanche, perché è troppo un casino così estremo che non sanno manco loro che fare. Guardate qua. Vai, vai, mettetevi qua. Mettetevi qua. E vedete che fanno. Perché li spariamo, ragazzi. E spariamo. Vedete, mirano ma non fanno niente, non sparano. Vai, venite, venite, venite. Oh, vi porto a vedere il motel e vi faccio vedere un po' dove viviamo, ragazzi. Quindi vediamo un attimo di... proviamo un attimo a seminare a questi. Ok, vedete, non ci possono fare niente. Non ci fanno niente, ragazzi, non ci fanno niente. Credo che sia qua. Dobbiamo seminare questi, ragazzi, quindi adesso ci dividiamo e poi ci vado io con calma a vedere questo motel, capito? Perché se no qua la polizia continua a cercarci, perché ci vede comunque tanti in moto e ci può scoprire la base, capito? Ce la scopre. Quindi venite tutti quanti. Ok, perfetto, ragazzi, siamo riusciti a seminarli, ci siamo divisi, appunto perché così non facciamo scoprire dove sta la base. E adesso ve la porto a vedere, perché sta sempre in quella zona là di vicino Grove, dove stanno i Vagos e gli altri. Però è una specie di motel, come vi ho detto. Andiamoci subito. Andiamoci a fare acrobazie intanto. Abbiamo fatto caos là in mezzo. CJ già si sta svegliando. CJ, vai, 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 vai. Tira, tira, tira. Maro, ragazzi. CJ capendo niente. CJ qua sopra, andiamo di qua. Eccolo. Mamma mia, per poco non lo prendevamo. Ok, siamo arrivati e sarà queste parti qua, tutto dritto. Almeno credo, da quello che mi ricordo. Ok, di qua. Qua c'è la trap house, quella lì che comunque usiamo tuttora. E invece vicino qua dovrebbe starci proprio il motel. È qua, forse qua. Ecco. Forse proprio qua. Allora, facciamo ingresso. Ecco qua, vedete, ragazzi, si entra. Abbiamo spazio per tutto, comunque per almeno tutte le moto che abbiamo. Ed eccoci all'interno del motel, ragazzi. Quindi è qua è dove per il momento stiamo. Viviamo qua, viviamo un po' tutti quanti qua. Faccio vedere un po' come sono fatte le stanze. Qua, come vedete, c'è sempre il laboratorio, perché ho deciso di mettere pure quello. Qua, vabbè, qua sono i primi esperimenti che stanno facendo, vedete, con la coca, ma ancora non ci sono arrivati, perché fanno ma non fanno niente, perché qua serve gente esperta, capito? Quindi pure quello. Visitiamo altri posti. Ok, vediamo un attimo qua come è messo. Qua abbiamo la cucina, come vedete, una cosa così, nel senso, una cucina che è più morta che viva, però ci permette ancora di cucinare. Pure qua, vedete, hanno preparato un po' per tutti, quindi anche questo è buono. Qua si esce
E vediamo un attimo altre strutture. Qua abbiamo detto il garage. Ok, qua la stanza di là. E qua dove si va? Ok, qua c'è il bagno, ragazzi, con la doccia. Ma dobbiamo ancora finire perché comunque dobbiamo aggiungerci i letti, le cose. E poi comunque viene comunque una bella base dove si può stare qua tranquilli, spensierati, a voglia. Voglio vedere se ci sono altre cose, ma non credo. No, no, è semplicemente una stanza così per ora. Qua è a posto, ok, no, no, qua poi le faremo comunque tutte quante aprire per bene. Però siamo comunque in un buon posto, siamo comunque in un buon posto e non è male qua. Vicino alla trap house e più o meno vicino a tutto ciò che riguarda qua le gang. Ok, dai, ragazzi, io finisco quel video, ci sentiamo al prossimo e bella.